Ieri il ministro Giorgetti ha quasi tirato fuori un po' dei discorsi molto di sinistra, a quanto pare, no? I ricchi che guadagnano un po' di più dovrebbero pagare un po' più di tasse, extra profitti o cosa? Ma che ne so, ma cioè, questo qui è un circo, non è una. Cioè, non so neanche cosa dire. Ovviamente aspettiamo le norme in legge di bilancio, perché queste sono tutte parole in libertà, però che una coalizione che da 30 anni dice di voler abbassare le tasse e che ogni volta che è stata al governo in questi 3 anni non l'ha mai fatto, perché la pressione fiscale sotto i governi Berlusconi non è mai scesa. Che il ministro dell'economia di una coalizione del genere dica che bisogna tassare gli utili, i ricavi, a un certo punto che non so cosa voglia dire tassare i ricavi, anche è sbagliato dal punto di vista economico, e che bisogna punire chi guadagna di più, è una cosa che non so come commentare. Cioè, la politica italiana è diventata veramente una cosa complessa da capire. Guardi, io stamattina guardavo la spesa pubblica italiana dalla crisi del 2008 e poi dal Covid. Siamo quelli che in Europa l'abbiamo aumentata di più, ma roba del doppio, il triplo rispetto agli altri in rapporto al PIL. E io chiedo, ma dove sono visti sti soldi? Cioè, C'era tutta un questa. articolo stamattina del Fatto su un caso di spesa, di aumenti e di premi che si sono dati tanti uffici, no, della pubblica Ma sì, perché amministrazione, ormai poi. nessuno ha più il controllo della spesa pubblica, ripeto, dalla crisi finanziaria. E dal Covid, dipende se volete guardare un periodo più lungo o meno lungo. Noi siamo quelli che l'abbiamo aumentata di più, ma non di più di poco, di più di più il doppio rispetto alla media europea, Francia, Germania. E che risultati ha avuto? Cioè, o qui qualcuno frena questa spesa pubblica e destina quei soldi ad abbassare le tasse su chi lavora, oppure il paese non ce la fa. E il problema è che né destra né sinistra si sognano anche solo lontanamente di dirla una cosa del genere, perché questo paese funziona sulle clientele della spesa pubblica. Allora, o noi facciamo questo discorso una volta e per tutte, oppure non so bene dove vogliamo andare. Finiamo così, che uno prende i voti dicendo ti tolgo le tasse, e poi arriva in conferenza stampa e dice no, beh, ma io le tasse bisogna alzare, chi lavora di più, chi guadagna di più deve contribuire. Ma che roba è sta qua? Poi 10 milioni e mezzo di italiani non hanno votato alle politiche? Perché questo significa prendere per il No, naso gli italiani. lo stiamo prendendo.